Ottimo. Uè, ragazzi, e bentornati sul mio canale. Oggi voglio vedere un po' insieme a voi la nuova zona, visto che ieri abbiamo fatto una grossissima live. Però nella live ovviamente non abbiamo avuto modo di farmare, di vedere un attimo la nuova zona. Allora, io è un po' che la sto provando e vi dico le mie sensazioni. Innanzitutto il livello dei mob è esageratamente alto, però io mi baserò principalmente su questo episodio sul farming. La quantità di drop che ci rilascia il materiale 5 stelle è leggermente aumentato. Ciò vuol dire che non è al 100% materiale a 5 stelle, ma droppiamo ancora materiale a 4 stelle. Qual è il lato svantaggioso di questo? Che uno come me avrebbe usato questa zona per farmarsi solo ed esclusivamente roba appunto a 5 stelle. Così è un po' un senso inutile. Noi non ci focalizzeremo tanto su questo. Vabbè, i materiali alla fine, come vedete, è possibile farseli tranquillamente. Quanto più voglio provare a fare la Storm Chest insieme a voi. Voglio vedere un attimo un paio di ricompense fatte dalla Storm Chest, eccetera, eccetera. Niente, raga, io direi che può bastare così. Entriamo un attimo col ninja e ci facciamo un paio di storm chest. Il raggio solare si trova facilmente nelle pareti, raga. Basta girare un po' nella mappa. Ed è una vera fortuna. Ha un po' più di vita, rispetto al solito, però due di raggio su un pezzo di raggio piccolo, dai. Un altro pezzettino di raggio. Quanto è bello, raga. Vediamo se ce n'è altro qua in giro. Ancora lucente lì. Ancora lucente qui. Ancora lucente a destra, ancora lucente a sinistra. Due di corlucente. Allora, abbiamo trovato pure la mappa del tesoro, quindi andiamo a cercare anche la mappa del tesoro, direi. Belle queste partite così. Hanno incredibilmente tanta vita questi minerali ora, raga. Allora, mappa del tesoro in mano, magari. No, eccola lì. Ecco, raga, vi conviene guardare bene il punto perché una volta che vi avvicinate non vi fa più vedere dove stava. Noi in questo caso abbiamo visto che è in quell'albero più o meno. Eccola qua. Difendiamoci un attimo perché sappiamo che la zona al 140 è un po' tosta. Allora, raga. Ottimo. Via, prendiamo la ricompensa. Raggio, scaglia, martello. Due di raggio, due di corlucente, due di scaglia.
6 di ossidiana, un martello incorlucente che lo andiamo a riciclare, ci dà altro spago filato, altra corlucente, ottimo il tesoro, raga. Devo iniziare a far caso più spesso se lo trovo. Taverna nella stessa partita, raga. A me la corlucente non è che mi serva più di tanto, però un'ispezionatina veloce gliela do. Questo cos'è, mutaforma? Eh sì, raga, questo è mutaforma. Madonna, però mi fa malissimo. Quanta gente! Via! Questi è meglio farmi con la spada, almeno mi riprendo un po' di vita. Altra corlucente. Raga, dopo tantissima fatica sono riuscito a trovare una storm chest. Sono in una zona abbastanza alta. Siccome c'è un po' di confusione, non ho capito bene in che zona sono, in che zona, di che livello spawneranno sti zombie. Attualmente sono al 140. Io, ok, niente, non ce l'ho fatta attivarla. Ottimo. E ora lanciamo la torretta. No, no, non li faccio praticamente nulla agli zombie, raga. Vado avanti gli squarci perché sennò. Un po' di scudo, grazie. Aia. Mi sono fatto male. Ancora 20 secondi, dai, ce la dovrei fare. Tecnicamente ce la dovrei fare. Ah, mi picchiano anche se sono morto, raga. Ok, ora questi sono un po' più difficili. Non ti preoccupare che ora vengo anche da te. Allora, sono davvero curioso delle ricompense. Voi ragazzi siete curiosi? Di corlucente, 2 di ossidiana. L'ossidiana potevano anche tenersela, sinceramente. Raggio e scaglia, 2 di scaglia e 2 di raggio. Potevano darmi un po' più di raggio, però mi hanno dato anche una pistola che è il raggio solare. In questo caso la riciclo e sono altri 3 di raggio solare. Ottimo, direi. Raga, in conclusione, le ricompense delle missioni non sono manco troppo elevate. Secondo me, queste nuove missioni hanno bisogno di un aggiustamento. Perché, prima cosa, anche a livelli altissimi non è possibile che droppo tantissima ossidiana e tantissima scaglia rispetto al raggio e alla corlucente. Certo, ce n'è più di prima, ma comunque io mi aspetterei di trovare molto più raggio e molta più corlucente in queste zone rispetto ai materiali da 4 stelle, appunto. Seconda cosa, il danno del piccone è veramente, veramente poco elevato in queste zone, cioè è tornato veramente impossibile spaccare gli oggetti persino per me che sono a livello altissimo. Fatecelo potenziare ancora un pelo, così in queste zone possiamo anche farmare più tranquillamente. Queste sono le prime cose che mi vengono all'occhio, raga. Poi, non lo so, nei prossimi giorni vedremo. Io vi ho fatto vedere anche un paio di bottini, certo, ci hanno dato un po' di raggio, un po' di quello, un po' dell'altro, ma niente di sostanziale, cioè sono solo zone più elevate con un loot leggermente migliorato. E dico leggermente perché sicuramente potrebbero fare meglio. Guardate per esempio com'era il sistema in Frostnite, lì il loot faceva paura, cioè se io potessi droppare quella quantità di raggio qui sarebbe fantastico. Che dire, raga, io come al solito spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia comunque schiarito le idee. Aspettiamo notizie dalla Epic, vedo già tantissime persone che si stanno lamentando su Reddit. Io spero di non avervi annoiato troppo. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo episodio. Bella bella!